si è tenuto a Palazzo Simbardi il convegno Efficienza energetica degli edifici, nel quale è stato illustrato il tema del risparmio energetico nell'edilizia su scala territoriale, focalizzandosi sull'esperienza di Città Metropolitana di Milano, alla luce delle nuove regole messe in campo da Regione Lombardia e delle politiche di intervento del Comune di Milano. È stata presentata inoltre l'azione di Enea nell'ambito della campagna nazionale per l'efficienza energetica. Oggi abbiamo organizzato questo convegno per parlare di efficienza energetica degli edifici, ponendo un po' il lavoro che sta facendo Città Metropolitana in questo campo, che va in due direzioni. Uno è quello del compito istituzionale di Città Metropolitana, dei controlli sugli impianti termici, che si sta evolvendo e sta passando da una logica di mero controllo e sanzionamento ad una logica di accompagnamento anche dei soggetti che sono controllati ad un miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti. E l'altro è quello dell'efficienza più generale degli edifici pubblici, che vede Città Metropolitana impegnata in prima persona in quanto consumatore di energia e gestore di edifici pubblici che in questo momento sono molto energivoli. Beh, mi sembra che sia stata una giornata molto positiva quella di oggi, perché è un convegno breve, perché è durato soltanto una mezza giornata, ma molto ricco, perché hanno partecipato rappresentanti di più istituzioni e quindi hanno potuto dialogare tra di loro e hanno potuto poi trasmettere ai comuni, che erano poi partecipanti privilegiati, no, di questo incontro, tutta una serie di spunti e di stimoli. Ritengo che l'incontro di oggi sia molto importante perché dà sicuramente seguito a una serie di collaborazioni che finalmente hanno avuto avvio, e oggi se ne è parlato, che vedono finalmente unite le forze di Città Metropolitana, Comune e Regione Lombardia sui temi di efficientamento energetico. Forze che sono necessarie soprattutto in alcuni ambiti che sono quelli più ostici, che sono stati approfonditi oggi, che sono l'efficientamento energetico nel campo residenziale privato e tutto l'aspetto del terziario.